Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portate frutto e il vostro frutto rimanga. Alleluia! Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù apparve agli undici, dice San Marco. Quindi evidentemente questo brano del Vangelo di Marco si riferisce al periodo della risurrezione di Gesù. Parla di nuovo agli apostoli che erano riuniti insieme e dà il mandato, il comando. Non è solo un incarico, così, un ufficio necessario, ma anche spontaneo, no? Noi chi? La Chiesa, Papa, Vescovi, Sacerdoti, Diaconi, Ministri straordinari dell'Eucaristia, missionari, volontari della carità, tutti dobbiamo proclamare il Vangelo. A chi lo dobbiamo proclamare il Vangelo? A tutti, a tutto il mondo. Allora, come la redenzione di Gesù è diretta e quindi a vantaggio di ogni uomo che viene sulla terra. Nasce, è già redento, deve però essere battezzato per ricevere dentro di sé i frutti della redenzione. Così anche il Vangelo deve essere annunziato a tutto il mondo. Non esiste una esclusione di persona o di popolo. Dio parla, Dio Padre di ognuno parla a ognuno per mezzo della Chiesa, ma parla per mezzo dello Spirito Santo ad ogni cuore. Avete ascoltato il racconto che fa Paolo? Ho preferito il racconto diretto, non quello di Luca negli Atti. E beh, è sempre più efficace la parola diretta del testimone. Paolo riceve questo grande miracolo. A lui il Vangelo è annunziato da Gesù stesso. Si converte perché rimane accecato, sente la parola di Gesù e obbedisce a quello che Gesù gli dice: vai e fatti battezzare. E lui si è fatto battezzare, ha riacquistato la vista, quella cecità fisica era il simbolo della cecità spirituale. Non vedi con gli occhi perché non vedi con l'anima. Non puoi vedere me perché non sei ancora nella mia luce.
E allora, ecco, rimani cieco. Quando il sacerdote Anania, chiamato direttamente da Gesù, va e lo battezza, allora riacquista anche la vista. Digiuna, prega e poi subito va nella sinagoga e incomincia ad annunziare Gesù. Comincia a predicare il Vangelo. E lui dirà: il mio Vangelo, il mio annunzio, è un annunzio che è uguale a quello degli altri, ma ha una caratteristica particolare, di essere indirizzata prima sì ai giudei, ma poi a tutti i pagani. E Paolo sarà il grande missionario del Vangelo, annunziato ai gentili, ai pagani, a quelli che non appartengono al popolo di Dio. E quindi allora si avvera quello che dice Gesù: in tutto il mondo dovete andare a portare il Vangelo. Io ho una pena nel cuore, pensando che dopo 2000 anni, più o meno, ma sì, meno di una metà dell'umanità riceve la parola. Paolo dice giusto: il Vangelo li converte, alla fede si arriva per mezzo della parola, ma se non c'è chi annunzia la parola, come possono conoscere Gesù? E allora guardare questa terra e vedere che più della metà degli uomini, dopo 2000 anni, sono ancora al buio, non conoscono Gesù. A quei pochi missionari che sono andati nel passato anche in Cina è stato riservato il martirio, quindi hanno respinto la parola del Vangelo. Però la Chiesa deve continuare, come faceva San Francesco. Chiedeva il permesso al Vescovo di predicare, e se il Vescovo diceva no, infatti una volta ha detto no, ci bastiamo noi a predicare il Vangelo, non ci serve che venite voi da fuori. E bene, allora Francesco esce da quella porta più grande che era vicino dove si trovava il Vescovo, fa il giro della chiesa e rientra da un'altra porta e dice: come all'inizio siamo venuti, vorremmo annunziare il Vangelo al popolo. Il Vescovo lo guarda un po' stupito, ascolta tutte le parole e poi dice: Francesco, fate quello che vi pare, predicate dove volete, perché ha capito che quella insistenza non era una caparbietà, ma era veramente la spinta dello Spirito Santo che li mandava ad annunziare la parola del Vangelo. E Francesco era veramente un uomo tutto evangelico, quindi dimostrava con la vita ciò che annunciava con le parole. E i suoi biografi, specialmente Tommaso da Celano, ogni tanto ripete che tutta la gente correva ad ascoltarlo e molti si convertivano, tra questi anche il Sonatore e quel frate così santo che prima ha ascoltato San Francesco, poi ha buttato la chitarra e ha detto: non mi serve più questa chitarra, adesso il suono ce l'ho dentro, la gioia la canto con la vita. E è così, questo è l'opera, è l'azione dello Spirito Santo che dentro di ognuno di noi lavora perché quel Vangelo diventi vita, dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo. Allora, ad ogni creatura, chi crederà? Ascolti, credi o respingi? Credi. Farisei, scribi, non credevano, ascoltavano ma respingevano, accusavano Gesù, cercavano attraverso le parole di Gesù di trovare un motivo per accusarlo e condannarlo, e alla fine ci riusciranno. Chi crederà? O
noi siamo qui perché abbiamo creduto alla parola del Vangelo che ci è stata annunziata. Dentro di noi ha lavorato la grazia di Cristo, perché siamo tutti battezzati e credo da piccoli. E allora quella grazia è un lievito fecondante la santità. Sarà anche battezzato, deve essere, quindi prima ascolta, poi riceve la grazia per cui diventiamo tempio dello Spirito Santo, come Paolo ci ricorda. Portate dentro di voi il Signore e questi si salveranno. Necessario il battesimo, perché se no non si entra in paradiso, non si può entrare, come bisogna essere tramutati in agnelli, se no andiamo come lupi, e in paradiso i lupi non ci entrano. Ma chi non crederà sarà condannato. Il giudizio è riservato a Dio. Noi non dobbiamo giudicare nessuno, né se credono o non credono, né se battezzati si comportano come Gesù vuole, come il Vangelo insegna. Non siamo qui per giudicare gli altri. Gesù stesso dice che è venuto non per condannare, ma per santificare, per completare l'annuncio e la speranza e la salvezza. Questi saranno i segni, ci sono i segni nella Chiesa, ci sono. Questi segni accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni. La Chiesa ha il potere di esorcizzare, quindi di liberare gli ossessi. Il potere del demonio è terribile ed era universale. Tentava di ingannare gli uomini, ma anche oggi il demonio cerca e trova le vie per ingannare gli uomini, perché lui è un menzognero, è un incantatore. Parleranno lingue nuove. Voi ricordate che nel giorno della Pentecoste i fedeli cristiani che erano lì nel cenacolo insieme a Maria e gli apostoli parlavano diverse lingue. Prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà danno. Sono liberati dalla soggezione ai danni, anche ai cataclismi. Se c'è la preghiera, il Signore risparmia. Ricordate la preghiera di Abramo: Signore, salva, risparmia. Se ci stanno 50 giusti, tu li risparmi? Sì, per la tua preghiera, per il tuo nome. Se ne stanno 40, 30, 20, 5, 1, ma non ce n'era nessuno. Allora il Signore è sempre il Dio della misericordia, come lo è stato per Paolo. Paolo era il persecutore, aveva fatto uccidere tanti cristiani. Gesù lo poteva lasciare lì in attesa, no, di punirlo a suo tempo, invece no, lo ha chiamato. E allora chiama tutti noi, ognuno di noi è un chiamato da Dio. Paolo poi distinguerà chiamati, giustificati, santificati, salvati, predestinati, glorificati. Lui usa tutti questi termini per dire cosa fa il Signore in noi e per noi, con tanta fede. La conversione di Paolo è sempre un punto di speranza. Tanti anni ancora non riesco a convertirmi, a correggermi, c'è ancora la speranza. Anche oggi io ho a disposizione l'Eucaristia, il sacrificio di Cristo, la preghiera dei santi, l'intercessione della Madre di Cristo. Tutto questo patrimonio divino, meraviglioso,
è sempre a portata di mano. Non vi scoraggiate neanche di fronte alle cadute e al peccato. Rialzatevi e correte. Dice Sant'Alfonso che il cristiano o non cade o si rialza subito, perché ha tutti i mezzi a disposizione. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Fino a Roma. O Saulo di Tarso, che cada la tua benda. Carnefice sbagliato t'aspetta un'altra tenda. Son cari al tuo Dio i tuoi ricercati. Son essi i nuovi eletti. Da Cristo son chiamati. Presto li incontrerai per esser battezzato. T'abbracceranno in tanti, sarai fratello amato. Gesù l'ha stabilito, sarai il vaso eletto. Annunzierai al mondo ciò che Gesù ha detto. Ora Gerusalemme udrà la tua voce, ma poi fino a Roma predicherai la croce. Tu, dal Divino Spirito, sempre sarai guidato, ripeterai a tutti: Cristo m'ha conquistato. In povertà e zelo, dovunque giungerai, tu porterai ardore e chiese fonderai. Sarai prima accolto e poi perseguitato dal tuo stesso popolo che Cristo ha rifiutato. Ti appellerai a Cesare e a Cesare andrai legato in catene. Ancora parlerai. Per la tua fede in Dio sarai tu condannato. Cittadino romano, sarai decapitato. Lì, fuori quelle mura, è sorto il tuo altare. È lì la nostra fede veniamo a confermare. E con la stessa fede il popolo cristiano va a venerare Pietro sul colle Vaticano.